giorno che provo questo prodotto, Your Tea, l'ho comprato, mi è arrivato subito, nel giro di 2-3 giorni, spedizione gratis, l'ho pagato all'incirca sui $30, quindi 25 euro, non so quanto costa in Italia. Io ho preso la confezione da 14 perché a me non piace il tè, quindi già per me fare 14 giorni sarà difficile. Non ne avevo mai sentito parlare, una ragazza mi ha chiesto di provarlo perché aveva visto tantissime cose su internet, allora ho detto vabbè proviamolo, tanto bere un po' di tè per 14 giorni non può che farmi che bene, perché io non lo bevo veramente mai il tè, ma non piace proprio, cioè zero. Ogni tanto quando vado a mangiare sushi mangio sushi col tè verde caldo, mi piace, ecco quello è l'unico momento in cui mi piace il tè. Però io qua ho preparato la mia tazza con dentro un cucchiaino piccolo però così di miele e il tè. Secondo me, cioè, ho letto in giro di gente che tipo ha avuto la nausea, non lo so, vediamo. Comunque facciamo la prova per 14 giorni, si beve 3 volte al giorno, prima o subito dopo i pasti, mezz'ora prima o mezz'ora dopo, e vediamo se mi sgonfio. Adesso faccio un piccolo video di com'è la mia situazione pancia adesso, e poi fra 2 settimane vediamo com'è la situazione pancia. Ok, questa è la mia situazione in questo momento, devo ancora bere il primo tè, e se riuscissi a sgonfiarmi un pochino, sono sempre comunque abbastanza gonfia di pancia, nonostante non è che abbia tantissima pancia, però sono sempre gonfia. Quindi questa è la situazione, e adesso lo rivediamo fra 14 giorni, non 12, magari 12-14 giorni, come sarà? Ciao! Ciao ragazze, sono tornata dopo aver provato il Your Tea Tiny Tea, e vabbè, mi è avanzata una bustina e non sono riuscita a fare tutti i giorni il 3 tè, mezz'ora prima, mezz'ora dopo, perché finché si sta a casa e non si esce è facile, ma nel momento in cui dopo si va fuori al ristorante è difficile, perché comunque, vabbè, non abbiamo la macchina, quindi tipo abito a Brooklyn, se devo andare tipo al ristorante a Manhattan ci sto più di mezz'ora con la metro ad arrivare al ristorante, ora che ordine e tutto quanto, quindi se lo bevevo prima comunque passavo un'ora e mezza quando mangiavo, se lo bevevo dopo comunque passavo un'ora e mezza. Mi è capitato solo una volta di aver chiesto durante una cena al ristorante giapponese un bicchiere di acqua calda, che tanto sono abituati, perché comunque in Giappone si beve spesso l'acqua calda invece che l'acqua fredda. E però le altre volte, cioè tipo no, non tante, non è che sia andata fuori tutti i giorni, però per 2-3 volte mi è capitato di aver bevuto il tè un'ora e mezza prima o dopo, e una volta me ne sono proprio dimenticata, cioè proprio completamente dimenticata. Detta questa, sono passate le 2 settimane, anzi sono passate 3 settimane perché ho già finito da una settimana, ma non avevo avuto tempo di girare il video, e c'è la foto del prima e del dopo, cioè c'è il video del prima e del dopo, questo è il mio dopo. Così se tengo dentro la pancia e così se la tiro fuori. Beh, Homer. Comunque questo è il risultato. Non so se vedete differenza. Io in realtà non ho ancora guardato il video del prima e ho perso 1 chilo, però non penso sinceramente che sia stato tramite questo tè. Non lo so, se guardo online vedo proprio gente che dice miracoloso. Cioè, secondo me non è miracoloso per niente, nel senso che mi è piaciuto, occhio, non voglio dire che non mi è piaciuto, ma mi è piaciuto più che altro perché vi ho detto nell'altro video, quando parlavo di questa cosa qui, che io non bevevo mai tè, mai, cioè proprio a me non piace il tè. Questo in realtà, rispetto a tanti altri tè, non mi è dispiaciuto, sa un po' di castagna, quindi mi ricorda un po' comunque le mie origini, e questa cosa qua non mi dispiace. Però la cosa che non mi è piaciuta è il fatto che dovevo andare continuamente in bagno, sembrava una persona incontinente, cioè tipo se lo bevevo dopo aver mangiato e dopo dovevo uscire, nel giro di 1/4 d'ora, neanche il tempo di arrivare alla metro e già dovevo andare in bagno, quindi bruttissima come sensazione, perché poi dopo dovevo continuamente cercare bagni in giro. E non solo, non è che dopo un po' vai in bagno e poi basta, no, dopo un po' ancora ti ritorna di nuovo la sensazione di ritornare in bagno, quindi continua. Quindi sì, ok, se avete il bagno vicino va bene, ma se non ce l'avete vicino, tipo, poi non mi piacciono neanche i bagni pubblici, sono una che tipo piuttosto se la tiene, però qui è impossibile perché veramente. Comunque, a parte questo, cosa ho notato? Ho notato che sicuramente, non essendo un tè dimagrante, perché non è un tè dimagrante, è un tè che aiuta a comunque accelerare il metabolismo e a drenare i liquidi d'eccesso,
ho notato che mi ha aiutato soprattutto in quello, quindi mi ha aiutato soprattutto per quanto riguarda la retenzione idrica sulle gambe, più che sulla pancia. Io comunque non ho tantissima pancia, quindi non avevo già in precedenza tantissimi problemi, ero un po' gonfia e sicuramente mi ha aiutato un attimo, anche se avete appunto un po' di gonfiore, a eliminare quello, ma soprattutto quello che ho notato è che mi ha aiutato con la retenzione idrica. Ma penso che non sia, cioè sicuramente, probabilmente, gli ingredienti che c'è all'interno, che non riesco a capire cosa sono perché sono impronunciabili, poi magari voi sapete dirmi, però sono scritti, non so se sono scritti in cinese, o comunque sono erbe cinesi, quindi sono scritte, cioè Oolong Tea, che quello lo conosciamo, è un po' classico, poi c'è Juming Tsi, Heyi, Shanza, Lai Zu, Lai Fu Tsi, Chimpi, Maya e cipolle. No, cipolle non ci sono, però quelli erano gli ingredienti. Non c'è glutine, no, contiene glutine. E sicuramente queste erbe qui aiutano appunto a drenare, però ci sono tante altre tisane che si possono comprare per meno che aiutano. Quindi ad esempio quella che mi viene in mente, che bevevo in Italia ogni tanto, era quella al finocchio, che si compra veramente per pochissimo. E diciamo che adesso che sono entrata in questa ottica, ho pensato proprio, cavolo, allora dovrei prendermi una tisana di una qualsiasi marca e provare con quella a vedere se il risultato è più o meno lo stesso, perché non è che qua dentro c'è dentro l'erba magica dorata della cima del Kilimanjaro. Insomma, sono comunque erbe che si possono trovare anche, ad esempio, se voi siete, vi piace fare i vostri mixuglitz, andare tipo in erbosteria a prendere diverse erbe e fare creare il vostro tè o la vostra tisana, magari riuscite a capire cosa c'è dentro e addirittura lo fate ancora più potente, perché magari comprate proprio gli ingredienti super freschi e fate le vostre tisane. Quindi per quanto mi riguarda è stata un'esperienza positiva, per il fatto che appunto ho iniziato a bere il tè, mi ha sicuramente aiutato a fare più pipì, quindi a eliminare ritenzione idrica, a sentirmi meno gonfia. Non so se ve lo consiglierei, costa tanto. Sicuramente, ad esempio, se dovete provare, cercate un'amica che voglia provare con voi, perché la confezione da 14 giorni costa $35, che sono all'incirca 27 euro, la confezione da 28 giorni, quindi il doppio di tè, costa 55, quindi all'incirca 47 euro. Adesso non so esattamente a quant'è il cambio in questo momento, però più o meno questa è la conversione, quindi ovviamente conviene comprare 28 giorni che non 14, e se la dividete con un'amica fate 14-14, costa meno. Però d'altra parte, in caso se non volete spendere questi soldi, quello che vi consiglio io, perché veramente mi ha aiutato, è provare a comprare tisane, appunto quella al finocchio a me piaceva e sicuramente aiuta a comprarla, e provare a berla 3 volte al giorno invece che berla solo la sera prima di andare a dormire. Io facevo così: provare a berla la mattina prima di far colazione, poi il pomeriggio insomma a mezzogiorno, l'una, e poi la sera prima di mangiare la cena. Non lo so, provate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci sono anche altre marche che lo fanno, non è l'unica. Una ragazza mi aveva parlato di questo, quindi è stata la prima che ho visto, e ovviamente cioè, tipo, ah ok, provo questa. Però subito dopo aver visto e aver iniziato a provare questo tè, avevo cercato un pochino di notizie sul web e avevo visto che ci sono altre marche competitor che fanno la stessa cosa. Cioè uno si chiama T-Tox, no, non mi ricordo più, T-Tox forse. Comunque c'erano altre marche che facevano cose simili, quindi comunque 14 giorni o 28 giorni di T-Detox. E certe non erano nemmeno da bere 3 volte al giorno, certe erano da bere anche solo 2 volte al giorno. Quindi non lo so, se siete in questo mondo qui, sicuramente male non può fare, costa tanto per quello che è, sicuramente questo 100%, però insomma un po' di più di tè, io, cioè lo dice una grandissima sostenitrice del caffè, però no, ve lo dico, un po' di tè in più al giorno leva la panzetta di torno. Ciao bellezze.